Pronto, sono Manuel. Ornella. Amore. Ma qua, ma ogni settimana è una sorpresa più grande per me. Esatto, ma questo è niente. Ci presenti? Una sorpresa ancora più grande. Aspetta, per me. Presento io, ciao Cristina, la presento. Ciao Ornella, piacere Caterina, tu sei Ornella Fado, la conduttrice di un programma sul Made in Italy, tra l'altro, vivi a New York e facevi parte del corpo di ballo dove c'era Manuel e la grande Lorella Cuccarini, è tutto vero? Sì. È tutto vero, fermi Manuel? Sì, aveva i capelli ricci, enormi all'epoca. Ma la possiamo vedere questa esibizione? Ma perché Ornella dicevi che le sorprese non sono finite? Che succede adesso? Non sono finite perché Manuel ha organizzato qualcosa per te, per noi, per le nostre emozioni, per i 39 anni di Fantastico 6. Sigla! Vediamo la sigla. Fa la conduttrice. Esatto, è di Sugar Sugar, no? È la sigla Sugar Sugar, adesso la vediamo. Verso il blu, respirando noi, aria pulita, voglia di vita. Verso il blu, respirando noi, oh Sugar Sugar. Nel mio cuore insieme a lui, perciò mi lancerò e il paracadute certo non servirà. Verso il blu, respirando noi, aria pulita, voglia di vita. Verso il blu, galleggiando noi, oh sugar, sugar. Anna Grillo, Daniele Perrozzani. Daniela. Daniela Perrozzani. Guarda gli autori, come c'è scritto Daniele, Daniele, vedi? C'è Daniela. E Claudio Ruggero, eccolo qui. È in collegamento da New York. È stata, insomma, lei a coinvolgere tutti, che fa la conduttrice a New York, anche perché loro abbiamo scoperto che avete, no, Ornella, ridatemi Ornella, sì, avete una chat che si chiama Barteulada. Sì, esatto. E che scrivete in questa chat, Barteulada? Sì, è vero, e io e Manuel ci siamo rivisti a New York dopo tanti anni e ci siamo coinvolti, vero Manuel, nella comunità italiana. Sì. È tutto vero. Tutto vero. Allora a questo punto fatemi rivedere la sigla, perché io voglio capire chi siete nel, perché insomma la sigla. Nella sigla chi siete. Allora rivediamola un attimo a rallenti. Sì, uguale, anche vabbè, lei è la Cuccarini ovviamente, con Manuel. Sì. Esatto. E poi adesso a un certo punto dovresti anche arrivare. Eccoci. Allora, quella bionda a destra è Anna, sì? E quella bionda a sinistra ero io. Vabbè, fantastico. Sediamoci ragazzi, eccoci, sediamoci. Qui ci si vede bene. Anch'io. Mamma mia, qua stanno litigando su chi è io, lui, lei, insomma. Loro sono i ballerini di quella famosa sigla Sugar Sugar. Grazie. Eccolo, eccomi! Con lei. Con me. I blondi. Manuel, ma che sorpresa l'abbiamo fatto? Bellissima, grazie. Grazie a te, Manu. Scusa, ma eri tu quindi, Claudio, che guidavi quando Lorella Cuccarini aveva fatto un incidente e si è messa 5 punti sulla fronte e lei si è dovuta fare la frangetta? Perché una volta Lorella me l'ha raccontato in televisione. Sì, sì. 5 punti qui sotto. E avete fatto un incidente con Lorella? Sì, sì. La sera che abbiamo finito di registrare la sigla, siamo andati a casa di un nostro amico, di un ballerino. La sigla era questa? Sì. Ma Sugar Sugar c'è. Praticamente abbiamo fatto una cena e uscendo da questa casa, perché ci stava riaccompagnando, io mi sono soltanto piegato per accendere una sigaretta e mi sono trovato all'ospedale. Mamma ha preso mia. Un muretto praticamente. E lei si è messa 5 punti alla fronte, proprio. Ecco perché poi ha fatto la frangetta, Lorella Cuccarini. Sì. No, esatto.
riballare, poi domani la scaletta la leggo io con voi. Riballiamo la sigla, riballiamo la sigla. Respirando noi, aria pulita, voglia di vita. Verso il blu, galleggiando noi, Hoshuya Shuya, sono dove vuoi. Allo sguardo di chi va, di chi non ritornerà, cicatrici nel mio cuore. Sì, sì. Io mi ricordo solo i pezzi. L'abbiamo provato l'altro giorno. Non posso ballare con tutti questi bravi ballerini. E tutto questo nasce perché a Sanremo quest'anno, insomma, c'è stata questa parodia meravigliosa di Fiorello con Lorella Cuccarini, dove appunto faceva Manu il Frangio. Sì. E a proposito di Sanremo, quest'anno ha vinto, lo sapete, Angelina Mango, di battuto, doveva vincere Joliet, ma la Mango aveva più voti. Insomma, al di là di questo, ogni anno però a Sanremo poi si parla se il vincitore era quello detto da tutti, perché a un certo punto ci sono stati dei Sanremo dove in realtà è arrivato l'outsider che ha vinto, sì, sparigliando un po' le carte. Sì. Sì, dice lei, guarda, sì. Ti ricordi nel 1979 chi vinse? 79... Io non c'ero. Volando? Se io ti dico Mino Vergagni, Amare, ti sblocco un ricordo? No, ma con questo filmato sì, okay, guarda, bravo. Guarda. Però io mi ricordavo di tutti loro. Ma lo sai che cosa ha detto durante il filmato, professore? Sì, ho sentito. No, lei ha detto, Manuel, io ero innamorata pazza. Ma tu lo sapevi che lei era innamorata di te? No, ma lei non è innamorata, era proprio una maniera di amicizia. Ci no, lei ti voleva proprio. Sì, 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 no, ci volevamo bene. Ci volevamo bene, sì, sì, sì. Cioè, tu lo volevi? E certo, durante un balletto Franco mi fa fare, a passione mia, un tango con lui e poi dice bacio. Io stavo lì aspettando il bacio. Così aspettavo un bacio. Prossima puntata te lo darà. Va bene. Io invece mi ricordo di tutti loro, ovviamente. Questa edizione di Fantastico 6 è stata un'edizione incredibilmente bella. Era poi quella 7 ancora meglio, se vogliamo. Ma loro non c'erano. Sì. Manuel mi ha segnato. Ho un ricordo personale forte, visto che mio padre è l'autore di quei, sì, Fantastico. Però noi stiamo parlando di questi Sanremo. Mi dispiace che Carta se ne sia andato via. Perché... È proprio il volo, professore. Sì, no, ti dico anche perché. Perché la sua storia è molto bella. È una storia, mi viene in mente una frase che è stata attribuita a Jim Morrison, il frontman dei Doors, no, ma non è vero, è di Goethe, che dice che l'uomo forte, la persona forte, non è colui che corre sempre, che non cade mai, ma è quello che quando cade si rialza e ricomincia a correre. Vero. Questa è la cosa principale per tutti noi, mi ci metto dentro, che viviamo di successo. Ricordiamoci sempre che successo è un participio passato, sì, significa accaduto. Qui dobbiamo pensare a quello che c'è domani. Vergnaghi, 1979, fa parte di questa categoria. Mino Vergnaghi vince il festival, lo presentavano, vedete, brevissimi, i miei colleghi che lavorano, Mike Buongiorno e la Rizzoli, Anna Maria Rizzoli. Nessuno si aspettava la vittoria di questo signore. La voce era bellissima, voce raschiata, voce anni 70. Aveva avuto un successo incredibile poco tempo prima con Parigi Addio, d'estate. Quindi normalmente vince. Che succede? Non ha un successo continuativo perché purtroppo a volte i pianeti si allineano male, fallisce la sua casa discografica e lui, che ha avuto un grandissimo successo a Sanremo, non ha avuto lo stesso successo, però intelligentemente. Tu hai parlato di San Giovanni qualche giorno fa.
ha fatto la stessa cosa. Del cantante che si è momentaneamente preso una pausa. Messo da parte. Esatto. Ha fatto la stessa cosa. Si è messo dietro le spalle di Zucchero Fornaciari, scrive per lui, scrive per Giorgia e il suo successo continua così. Quindi caduta, si rialza e continua a correre. Grazie, non lo sapevo, bello. Sono cose importanti, secondo me. Facciamo un salto in avanti, 1997, vedete ancora me, buongiorno, Valeria Marini, Chiambretti. Chiambretti che tornerà e potrebbe condurlo lui un altro Sanremo. Certo, potrebbe essere. No, a proposito di Toto Conduttori, sì, no? Sì, sì, se ne parla tanto, sì. Quindi potrebbe essere, tutto potrebbe essere. E poi Jalis. Che Jalis bella che... lei, prof. Ma bravi e belli, dico Ricci e la Drusiana, no? Diciamo anche i nomi, perché così non sono tanto i Jalis. La canzone è bella, loro hanno una grandissima voce, è il discorso di prima, l'allineamento dei pianeti. Però avevano detto che assomigliava ad un'altra canzone. A quelle dei Roxette, d'accordo. Caterina. Assomigliavano, che ne so, professore, a me piace. Cioè, assomigliavano Caterina, a questa canzone. Caterina, non è la prima volta che io e te ci parliamo su questa cosa. Da sempre, Sanremo, quando esce Sanremo, sono tre cose. Le polemiche tra i cantanti. Sì, ma loro poverini non hanno mai più cantato a Sanremo, quest'anno l'hanno fatto alle 2 di notte. Sì, cioè... ma infatti ti dico, oppure il plagio, però di fatto anche loro sono tornati ma comunque... Ce l'hai? No, loro lo fanno. Ah, hai certo, una coppia. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi. Tutti, ma Pino bravissima, il suo mestiere, però. Appunto. Poi oggi mi sento a casa particolarmente, a parte te, ma dico. Eri un ballerino, prof? Ballerino? Io? No, questo proprio non lo puoi dire. Andiamo avanti, 98. Che successo? 98. Guardate qua, Raimondo Vianello, Rivetti, la Erzigova, lei, Annalisa Minetti. Fammela salutare con una mia amica, super Annalisa. Ma... Caterina, siamo, io oggi dovete, non guardo in camera, ti guardo dritta negli occhi. Siamo nel discorso di prima. Forte non è colui che non cade mai, forte è colui che dopo essere caduto continua. Beh, lei aveva vinto Giovani Proposte e certo. Poi accede a stare tra i big. Certo, e infatti vince con una canzone, peraltro molto bella, dice Con te senza te, no, che tra parentesi è una citazione, questo, fatemi fare broccoli ogni tanto. Certo, sei qua apposta. Ovidio, nec te cum se, nec sine te vivere posso, cioè non posso vivere né con te né senza di te. Questo è Ovidio, un paio di anni fa. Anche in latino, ma la canzone è bellissima, lei aveva fatto anche Miss Italia ed è la classica esempio, pensate. Certo, anche a Miss Italia, no, fece scalpore perché lei era teleguidata, perché era ipovedente. Ma perché ti sei dimenticata, ci siamo dimenticati quando corre e vince? Abbiamo anche delle fotografie, lei in gara addirittura partecipa, guardate, ecco, cioè questa è la Minetti. Questa è la Minetti. Brava Annalisa! E la sentiamo cantare! La sentiamo cantare, quella che ha vinto Sanremo nel 98. La back vocal significa quando canti per lei dietro di lei, no? In questi gospel natalizi a 9 voci piano. Certo. E poi l'ho fatta ballare, l'ho coreografata ed era incredibile la memoria che aveva, la precisione che aveva con i miei allievi di musical e lei ha fatto un gris favoloso. Vedete? Non è un caso che sono partito da Johann Wolfgang Goethe e dalla frase, no? Che poi tutti quanti alla fine, vedi, però Goethe aveva ragione, tutto sommato aveva ragione. 2008,
2008, guardate, anche questo è un festival con Baudo, ovviamente, con la Oswald, e non solo. Beh, insomma, vincono Jody Tonno e Lola Pons. Attenzione, qui siamo di fronte a due cantanti di musical strepitosi. Ancora oggi sono in scena. Furono criticati? No, non è questione. Anche loro, praticamente, questa canzone è scritta dalla Nannini. Che però Colpo di Fulmine si chiama, non c'è mai in tema, non c'è mai, non è mai ricordata la parola. Beh, però loro cantano in maniera strepitosa, hanno continuato a vivere tranquillamente di successo anche altrove, quindi Sanremo è stato una parentesi della loro vita. E quindi io vi saluto proprio con questa cosa, tornando a ricordare che chi è forte è colui il quale si rialza, non è quello che arriva fino in fondo con professore, li rinvitiamo? Loro che sono i protagonisti della sigla Sugar Sugar, li rinvitiamo e io, tu e Fabrizio D'Alessio faremo una coreografia con loro. Sì, sì. Certo, io vado in palestra da adesso. Hai detto di sì? Ma cioè, sì. Io. Taleno io, dai. Sì, sì. Com'è quella con l'occhio così? No? Così, dai, professore, muovi le mani. Poi c'è anche, la mossa del pinguino. Ecco. Lei l'ha inventata, Professore, comincia. Ragazzi, se non ci rivediamo è perché il professor Broccoli ha detto di no. Grazie a tutti. Sentite questo, grazie. Grazie, ciao, grazie professore, ciao. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie. Caduto su di me.